Consigliere Savino, anche il gruppo Popolari per Ariano ha sottoscritto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Maniero che è stata presentata questa mattina in comune. Quali sono le motivazioni? Allora, le motivazioni sono molteplici. Soltanto una piccola correzione per quanto riguarda la lista dei popolari, perché questa originariamente al momento dell'elezione di Maniero a sindaco di Ariano, la lista dei popolari ha eletto 7 suoi consiglieri su 20 di quello che erano i seggi totali del Consiglio Comunale. Poiché con il verificarsi dell'amministrazione nel 2011 noi avevamo segnalato al nostro gruppo e all'interno della nostra forza politica del Popolare per Ariano le anomalie di un'amministrazione che era piatta e che poteva arrecare soltanto danni alla città di Ariano. In questa diciamo, lite, tra virgolette, noi segnalavamo le difficoltà di appiattimento dell'amministrazione. E tanto è vero che noi nel 2011 4 dei sottoscrittori della mozione di sfiducia al sindaco siamo usciti dalla maggioranza e siamo passati all'opposizione e abbiamo già manifestato allora e nei vari consigli comunali la nostra mozione di sfiducia al sindaco, perché notavamo che non si riusciva a portare a termine quelli che erano i programmi per i quali i cittadini ci avevano votato. Di fronte a questa incapacità e questo appiattimento dell'amministrazione, fortunatamente oggi siamo riusciti a raccogliere il numero delle firme per poter dire basta a questa amministrazione che ha arrecato e poteva arrecare ulteriori danni alla cittadina. Infatti tra i firmatari c'è sia insomma coloro che avevano sostenuto inizialmente il sindaco Maniero, sia l'opposizione, quindi il Partito Democratico, sia il gruppo per l'orologio, sia coloro che fanno capo all'assessore al turismo. All'assessore Peluso originariamente nel 2009 era in contrapposizione al sindaco di Ariano, tanto è vero lui con la sua lista si era presentato candidato sindaco a me, poi successivamente aveva fatto l'aggregazione con Bevere, però Maniero era prevalso e quindi la città di Ariano aveva votato Maniero come candidato sindaco di Ariano. I 4 ex popolari che stavamo in maggioranza, il sottoscritto, Caso, il professore Benvenuto De Pasquale e il professore Benvenuto ed Enzo Caso. Noi stavamo in maggioranza e poi siamo passati all'opposizione perché più di una volta noi segnalavamo la incapacità della parte dell'amministrazione, che vi ho detto prima su questo. Poi c'era anche l'UDC e firmataria, che originariamente l'UDC faceva parte della coalizione che ha appoggiato il sindaco Maniero con le firme della Croce, il consigliere della Croce e il dottore Bongo, anch'esso consigliere comunale. Poi si sono aggiunte, oltre alla minoranza che lei ha detto, il Partito Popolare con Bevere e Ninfadoro, consigliere comunale, anche il Partito Socialista che aveva eletto l'avvocato La Vita, consigliere comunale, anche lui sottoscrittore della mozione di sfiducia. Si sono aggiunti i due della coalizione di Peluso, che sono Pannese e l'altro dovrebbe essere Manganiello, se non sbaglio, l'altro sottoscrittore, che hanno contribuito a raggiungere il numero di 12 sottoscrittori per formulare la mozione di sfiducia al sindaco di Ariano. Deve prendere coscienza il sindaco che lui dimettendosi può arrecare meno danni alla città di Ariano rispetto a un appiattimento di un'amministrazione. Noi invece paghiamo lo scotto di un'amministrazione che già di per sé era logorata, molto condizionata da interferenze, che andava avanti solo e soltanto e si reggeva sui rapporti incrociati ma a discapito dei cittadini, senza considerare che Ariano aveva bisogno di una forte amministrazione per cercare di alleviare quantomeno i problemi che ci sono oggi.